Buongiorno ragazzi e benvenuti alla lezione di storia di oggi. Oggi parleremo di nomi strani. Siamo nel 1916, in piena Prima Guerra Mondiale. Il fronte francese è massacrato da battaglie durissime come la battaglia di Verdun. Dal 21 febbraio 1916 terminò addirittura a dicembre dello stesso anno, o la battaglia della Somme, che era partita il 1 luglio del 1916. In mezzo a questa confusione generale, i giornali francesi, e nello specifico il Figaro, il 4 ottobre del 1916 pubblica un articolo per raccontare che in Italia andava di gran moda i nomi Firmino e Firmato. Strani nomi, vero? In realtà non è così tanto. Dovete sapere che l'onomastico in origine era una vera e propria festa ed era il giorno in cui si ricordava il proprio nome nel calendario liturgico. Infatti, ogni bambino doveva avere un nome all'interno di questo calendario liturgico. Ecco spiegato la moltitudine di Pietro, di Giuseppe, di Antonio, quindi i nomi dei santi famosi. È vera anche, ed è storicamente riconosciuta, la creatività del popolo italiano. Quindi ad un certo punto si cominciano a trovare all'anagrafe dei nomi strani, tipo Pio V, che era riferito a San Pio V. Con l'arrivo del XX secolo, oltre alla creatività, soprattutto nella Romagna particolarmente creativa, cominciano a esserci dei nomi anche un po' come dire sovversivi. Nasce così il nome anarchico o i tre fratelli Rivo, Luzio e Nario. Ma torniamo al nostro articolo, perché proprio Firmino e Firmato? Dovete sapere che nel 1917 il capo di stato maggiore dell'esercito italiano era Luigi Cadorna. Ma i giornali dell'epoca, quando riportavano i suoi comunicati, alla fine riportavano la dicitura firmato Cadorna. All'epoca il generale Cadorna era considerato una specie di supereroe, soprattutto dopo la conquista di Gorizia del 1916. Così, con molto orgoglio, tante famiglie che pensavano che firmato fosse il nome di battesimo del generalissimo, battezzarono i propri figli Firmino e Firmato. Arrivò poi il 24 ottobre del 1917, la disfatta di Caporetto. Il generale Cadorna, preso dall'ira di quell'evento, incolpò il suo esercito, passandolo per un esercito di vigliacchi. La notizia venne contenuta dal nostro governo, ma il comunicato, che era già in mano agli alleati, venne divulgato ugualmente. In un colpo solo, Cadorna perse tutta la stima del popolo italiano e militarmente venne silurato. Al suo posto arrivò il generale Armando Diaz. Questo però non lo sapevano le famiglie italiane, che attendevano con ansia di vedere il primo comunicato del nuovo capo di stato maggiore per capire il suo vero nome. Immaginatevi l'angoscia di tutte quelle famiglie che avevano dato ai propri figli il nome di Firmato. Immaginatevi la gioia quando al primo comunicato ufficiale del comando supremo trovarono alla fine che anche Diaz si chiamava Firmato. Al prossimo video!